La tomografia computerizzata è una metodica di studio che permette la visualizzazione dell'intero organismo attraverso l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Utilizzando radiazioni ionizzanti, la controindicazione prima all'effettuazione di questa indagine è lo stato di gravidanza. La TAC può essere effettuata con la infusione endovenosa di mezzo di contrasto o senza infusione endovenosa di mezzo di contrasto. Con l'infusione endovenosa di mezzo di contrasto si studiano la vascolarizzazione degli organi e la presenza eventualmente di formazioni espansive nel contesto degli organi stessi. Senza mezzo di contrasto si studiano il polmone e le ossa. Per quanto riguarda la infusione endovenosa di mezzo di contrasto, le controindicazioni sono essenzialmente rappresentate dalla pregresse reazioni allergiche che possono essere di vario grado, vanno dal eritema allo shock anafilattico e la insufficienza renale acuta o cronica. Perché un paziente venga sottoposto a TAC, occorre che ci sia una richiesta da parte dello specialista che richiede necessaria l'indagine e che venga firmata congiuntamente dallo specialista che richiede l'indagine e dal paziente il consenso informato. Il consenso informato altro non è che una presa d'atto di quelli che sono i rischi che la infusione endovenosa del mezzo di contrasto comporta, che vanno dal eritema al broncospasmo, allo shock anafilattico, fino anche in casi estremamente rari alla morte. L'utilizzo clinico delle apparecchiature di tomografia computerizzata di ultima generazione viene a consentire lo studio di tutto il corpo in tempi estremamente brevi con una esposizione a radiazioni ionizzanti estremamente ridotta. Le immagini che si ottengono possono poi essere ricostruite e rielaborate da software dedicati e dare luogo ad immagini 3D. In questo modo viene meno quello che era il limite più grande della tomografia computerizzata, e cioè che dava un'idea di quella che era l'organismo, degli organi oggetto di studio, esclusivamente su un unico piano, perdendo quella che è la tridimensionalità. Con le ricostruzioni in 3D questo limite viene superato e quindi si ha un'idea del corpo così com'è nella realtà.